cooperazione e tecnologia in Italia, ma anche in alcuni paesi del sud del mondo. Più vicino. Sono Marisa Cengher di Forum Cooperazione e Tecnologia. In Italia e anche in alcuni paesi del sud del mondo ci occupiamo di costruire comunità e territori sostenibili e promuovere nuove forme di economia naturalmente etica e solidale. Da questa nostra esperienza, ma anche da quello che ho ascoltato oggi, io credo che si ponga una domanda, cioè che cosa possiamo fare prima che le persone si imbarchino? Cioè c'è qualcosa che si ridisegna, non possiamo considerare come mondi separati qui e là. Quello che succede là e che poi succederà qui sono strettamente connessi. La vendita delle armi ai paesi che sono in guerra in Africa fa parte del arricchisce il nostro PIL, fa crescere il nostro PIL. Girando per il Congo, girando per lo Zambia, si capisce che a loro rimane il medioevo, la loro agricoltura è medioevo, ma a pochi chilometri di distanza il processo di land grabbing fa sì che ci sono delle grandissime proprietà cintate, difese dalle guardie armate, che hanno disboscato e distrutto la foresta, distrutto le risorse naturali di questo paese, e di tutto questo a loro non rimarrà assolutamente nulla, nemmeno la foresta che avevano prima. Quindi c'è un rapporto così stretto, ma che potrebbe essere anche virtuosamente stretto a questo punto, nel senso che non riguarda solo la qualità e la possibilità dell'accoglienza e delle politiche, dei servizi per l'accoglienza, ma anche tutto quello che noi potremmo fare in maniera più giusta, più equa e più generativa e sicuramente più pacifica, e che riguarda la nostra relazione con le persone quando sono ancora là, quelle che vivono nei paesi dell'Africa. E io credo che questo forse sia ancora la sfida ancora più grande, ripensare completamente la nostra convivenza e il nostro aiuto con loro. E anche in questo ci sono grandissimi gradi di qualità e di giustizia che secondo me vanno considerati, altrimenti asciugheremo un mare con un cucchiaio, io temo. Grazie.